lo stato di abbandono ha reso l'edificio assai peggio di come era stato lasciato, sia per quanto riguarda l'immobile stesso, sia per quanto riguarda tutti gli strumenti che erano interni. I ragazzi non sono più stati fatti entrare, né qui né ovviamente negli spogliatoi, che sono locati in un ambiente che oggi la sicurezza non permetterebbe, le norme sulla sicurezza, più di essere utilizzati, e che si sono poi deteriorati in maniera spaventosa. I ragazzi hanno incominciato a muoversi con il proprio insegnante, la quale se ha tre classi deve partire la mattina, andare oggi alla Volponi, alla fine della di due ore tornare su, prendere l'altra classe, riandare giù, poi ritornare su, ecco, cioè con una perdita di tempo dedicato all'educazione fisica notevole. Questo ha portato un disagio grosso anche nei genitori nel momento in cui si doveva scegliere nel passato la nostra scuola, ecco.